La sera del 7 settembre del 1996, Bruce Seldon sfida l'allora campione del mondo dei pesi massimi di box, Mike Tyson. Seldon è convinto che riuscirà a strappare a Tyson titolo e cintura. La data è il 7 settembre, lo abbiamo detto. La città è Las Vegas, in Nevada. E il luogo esatto è l'MGM Grand Las Vegas, uno dei più grandi e lussuosi hotel della città. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, ovviamente. The current WBC heavyweight champion of the world, please welcome the former undisputed heavyweight champion of the world, introducing the one and only Iron Mike Tyson. Second defense of his title, please welcome the current WBA heavyweight champion of the world. He is known as the Atlantic City Express, introducing Bruce. Seldon è convinto che ce la farà. La sua non è una sfida qualunque. Si sta per scontrare con il più forte al mondo, l'imbattuto Iron Mike. Purtroppo, però, questo match non andrà a finire come Seldon pensava e sperava. Infatti, finisce al primo round, dopo 1 minuto e 48 secondi. Sono le 21:30 circa. He's standing way outside. Look how he's standing straight up there. Now that's not... Oh, down goes Bruce Seldon! That was a punch high on the head. It was a punch high in the head, Bert. You're exactly right. Hand, and it was stunned him. With about a minute 40 remaining in round one, Seldon goes down for the first time. He had a nice long rest there, but he has felt... Back comes Seldon. And Tyson with a left hook, and Seldon is down on his stomach. Steve, there are two unalterable truths in boxing. If you have a great chin, you don't have a great chin, you can't get one. You can't buy one or learn one. Oh, forget it. Punch, he's wobbly. You can always punch, and that's it. It's over in the first round. Un biglietto per vedere il match a bordo ring può arrivare a costare decine di migliaia di dollari. Infatti, le persone che se lo possono permettere non sono molte. E comunque sono tutte persone che appartengono al jet set americano. Ci sono cineasti, ci sono attori, ci sono cantanti, ci sono giornalisti. E poi c'è anche lui, un carissimo amico di Mike Tyson. A guardare il grande campione che distrugge il suo avversario sul ring c'è Lysain Parrish Crooks, meglio noto con lo pseudonimo di Tupac Shakur. Now we was once two brothers of the same kind, quick to approach a ghetto cutie with the same line. You was just a little smaller but you still roll. Tupac Shakur nasce a New York il 16 giugno del 1971. Nasce e cresce ad Harlem. Harlem in quegli anni è uno dei quartieri di New York più decadenti, malfamati e pericolosi. La comunità afroamericana di New York risiede quasi tutta lì ed il giovanissimo Tupac comincia a rappare proprio in quelle strade, ma non ci passerà tutta la vita perché all'età di 17 anni si trasferisce a Los Angeles. Era il 1988 ed è in quella città che la sua vera vita comincia. Ma Los Angeles, per quanto bella possa essere e per quanto abbia da offrire ai giovani talenti come Tupac, resta comunque una città strana, ma questo lo capiremo più avanti. New York è lontana, molto lontana, ed è esattamente dall'altra costa degli Stati Uniti, la costa est. Nonostante la lontananza, comunque Tupac resta molto legato alla città di New York, perché è la città in cui è nato e perché è la città nella quale ha trascorso i migliori anni della sua adolescenza. A New York Tupac ha lasciato tantissimi amici, tantissimi fratelli con i quali ha condiviso la vita da strada ed il rap. Uno tra i suoi più grandi amici, tra i suoi più grandi fratelli che ha lasciato a New York è sicuramente Christopher George Latour Wallace. Ma il mondo lo conoscerà molto presto con lo pseudonimo di Notorious B.I.G. o più semplicemente Biggie. March 9th, 1997, 12:45 a.m. Biggie Smalls, one of the most famous rappers in the world, has just been shot four times outside a party in Los Angeles. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we need an ambulance on Fairfax and Wilshire. Please, Los Angeles. We have a man shot. Wilshire Boulevard. Okay, hold on, I'll get right that. Right on the corner, Wilshire, Fairfax.
Tupac e Biggie sono molto più che semplici amici, sono fratelli, fratelli di strada e fratelli di rap. Ready, nigga? Yeah. Ready for that raw dog shit, nigga? I'm gonna know how to grab it. Okay, alright. Let me see how I'm gonna hit you with. You wanna set it off? Yeah, I'm scared to do some freestyle. I'm scared to do some freestyle. Blow, I'm too high and I might go off tempo. But now I'm back to let these niggas know just how deep. My game run, Tupacalypse, don't sleep. I keep a motherfucking Glock in my car. If I'm holding in the club, I gotta be the fucking star. So everybody wanna smile and raise their hands. I got a razor, case I gotta do a next. Man, cause you know how niggas be. They wanna see if Pac is real or is he like that nigga in the movie. I guess I gotta prove my point. Slicing motherfuckers, now I'm doing a joint. I got my nigga B, I to the G beside me. Yeah. Bitches on my dick, you know the hoes wanna rob me. And my other homies out here like Spike Lee, they got the camera on the nigga, guess they like me. But now I'm about to pass this motherfucker on, cause this Tangeray is getting hella strong. Money, hoes, and clothes. Blood smoke coming out the nose is all a nigga knows. Flipping on foes, putting tags on toes. Watching the stash grow, clocking the cash flow. The neighborhood grave digger, getting paid so much, all the bitches wanna see a nigga. I guess they figure I'm paid, I wanna get laid. Or since I got loot, I wanna knock boots. Huh, I'd rather beat my dick than trick. And if she don't suck, then we don't fuck. Huh, I'd rather make a buck, drive a fat ass truck. Grab the 9-2 clips and run amok. Yes, flex after 2 or 3 bexes, I wreck shit. What the fuck you expected? A fly guy? Well, fuck it, I'm a high guy. From bed, stop putting the swelling on your eye. Your nose even, when I choke you, you stop breathing. When police come, I'm leaving. Peace and love. Here we go. Si possono dire un sacco di cose sul conto di Tupac, ma quello che sicuramente non si può dire è che Tupac non abbia avuto una vita alquanto turbolenta. E la stessa cosa vale per Biggie, anche se lui è nato a Brooklyn, altro quartiere di New York un po' meno malfamato rispetto ad Harlem. Considerate che Biggie comincia da giovanissimo a guadagnarsi i primi soldini spacciando crack per strada. Comunque Tupac e Biggie si sono conosciuti nella loro città natale, New York. New York in quegli anni è anche la città che dà i natali al nuovo stile di rap che sta nascendo, l'hip hop. L'hip hop degli anni 80 è uno stile di rap veramente molto basico. Si rappa su un beat dato da una batteria che è uguale, resta uguale dall'inizio alla fine del brano. Questo perché l'hip hop, il rap, nasce dalla strada. È una musica e uno stile molto istintivo. Chiunque può fare rap, chiunque può cantare l'hip hop. È una musica molto povera. Se ci pensate, ha gli stessi identici principi del blues degli anni 30. Povero e istintivo. Tupac e Biggie, al loro modo, comunque cominciano ad alzare di parecchio il tiro. Mischiano e cambiano tutte le carte in tavola. Stravolgono completamente tutte le poche regole che esistono. Con Tupac e Biggie scopriremo presto che fare rap può essere qualcosa di molto, ma molto diverso. E le nuove regole per fare rap, per cantare l'hip hop, prepotentemente le detteranno Tupac Shakur e Notorious B.I.G.